E ciao a tutti, zunzumini miei, io sono la vostra Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video zoom zoom zoom. Che bello, i primi fan iniziano a riconoscermi un po' ovunque. È stato bellissimo, amore mio, quando sono venuta da te e siamo andati in giro anche vestiti da notte di Halloween da Batman e Catwoman. E tutti hanno voluto fare le foto insieme a noi, dei piccoli video. È stato bello anche quando siamo andati alle giostre, sia di Brescello che alla festa di San Carlo, alla fiera di San Carlo a Casamaggiore, e tutti anche lì ci hanno riconosciuto. È stato veramente bellissimo, un'esperienza stupenda, ma soprattutto perché c'eri tu con me. Colgo l'occasione innanzitutto per salutare appunto a te, amore mio, che mi manchi un sacco già, ma non temere perché lo sai che a fine mese, poco meno di fine mese, io verrò di nuovo da te subito. Allora, cosa faremo in questo video? Però prima devo fare dei saluti e poi andiamo avanti col video. Adoro, top. Allora, in questo video andremo a vedere una bellissima novità Kinder, Kinder sorpresa. Voi sapete che io sto collezionando privatamente perché il video già l'ho fatto sulle ovette Kinder delle principesse, Disney Princess, e sinceramente mi sa che con voi ho trovato, comunque, che comunque si trova una su tre, ho trovato la principessa quella con i capelli ricci rossa con l'arco, non mi ricordo, mi sfugge il nome adesso. Però privatamente ho trovato Cenerentola, la Sirenetta e anche quella principessa la principessa del Ranocchio, quella verde. Poi per il resto, se capiterà l'occasione, continuerò a collezionarle per i fatti miei privatamente. E niente. Detto questo, però, questa volta voglio scartare con voi insieme. E questa volta non so se collezionerò anche queste qui privatamente dopo aver fatto questo video oppure no, non lo so. Ma voglio spacchettare con voi questa bellissima novità Kinder. Aprite le orecchie come foste degli Avatar. E apriremo insieme le Kinder sorpresa di Avatar. Vi ricordate il film Avatar, quello che durava di tipo 3 ore, tipo il Titanic, ecco, per intenderci. Ecco, Avatar, questi, vabbè, sono degli umani che grazie al laboratorio si sono trasformati, diciamo, in personaggi di fantasia che sono stati poi catapultati in un mondo di fantasia, ecco, parallelo, ecco, ed è bellissimo questo film, anche se è un po' pesante perché è troppo lungo, per i miei gusti non è un genere proprio di film che adoro. Preferisco più a questo punto Harry Potter, cioè Avatar è bello, però non amo molto i film, cioè sempre nel bosco, foresta, cioè non mi fa impazzire, ecco. Però sicuramente le sorprese Kinder sono sempre le sorprese Kinder, perché non scartarle insieme? Vediamo, anche qui sono 1 su 3, giusto? 1 su 3, sì. Io vi dico la verità, più che il personaggio principale vorrei tanto trovare Pali, credo che sia tipo un drago, un cavallo, non lo so, mi piace un sacco. E mi piace tanto, ecco, senza glutine. Però prima di andare avanti, prima di scoprire insieme quale avatar si nasconderà nel nostro ovetto 1 su 3, però vedremo anche le altre due sorpresine Kinder negli altri due ovetti, io voglio assolutamente salutare in particolar modo, oltre al mio amore ovviamente, oltre al mio amore, Vincenzo De Welto. Perché? Allora, innanzitutto dovete sapere che Vincenzo De Welto, che è uno fra i zunzumini più sfegatati del mio canale, che è sfegatato anche del mio Romolo Sassi, dovete sapere che ieri, che è stato il 6, domenica 6 novembre, ha fatto il compleanno, cioè ha compiuto gli anni, ecco, è stato il compleanno di Enzo, quindi di Vincenzo De Welto. Ok, io volevo soltanto dirti una cosa, Vincenzo. Innanzitutto, tanti auguri ancora per ieri. Soltanto che il tuo compleanno ha coinciso col giorno di domenica. Diciamo che a volte capita che lo faccio il video di domenica, a volte no. Però devi sapere che io sono partita praticamente di sabato sera dal mio amore, da Parma, e sono rientrata praticamente proprio ieri, quindi mi sono messa a dormire, poi mi è sfuggito di mente e i commenti poi me li sono letti con comodo tutti insieme, quindi poi solo allora, diciamo in ritardo, ho letto comunque in tempo che era il tuo compleanno ieri. E quindi dovete sapere tutti che comunque Gilda Fashion ha risposto tramite commento, diciamo ieri sotto il mio video, a Vincenzo De Welto, quindi sai che ti ho risposto comunque, già ieri ti ho fatto gli auguri nei commenti e te li ha fatti anche Romolo, però oggi ufficialmente ti rifaccio gli auguri per ieri, diciamo proprio nel video, quindi ancora tanti auguri Vincenzo, e mi dispiace se non posso farteli in un video insieme a lui, perché ovviamente sono a Bari, quindi non sono insieme a lui che te li posso fare. Se fosse capitato che stavo con lui e magari mi accorgevo, lo facevo insieme a lui il video, però comunque te li ha fatti lo stesso.
Baci fashion per te e ancora tanti auguri, salute a te in famiglia. Proseguendo, voglio salutare Teresa Magellano, nonché mia madre, che la chiamano Titti. Poi voglio salutare Ilaria Simeoni, Black Angel, Diavolo Rosso Nero, Sharon Veneziano, Sara Matilde, Mandy, Steve, Capira TV, Stefania, ecco. Poi saluto Claudia, Mauro Monopoli, Antonietta Maglio, il Bardo Viandante, Carlotta Passetti, Pierluigi Luceri, Cosimo Leporale, Mie D Production, Mauro San, Giovi e Giuseppe. Buongiorno, ma ti devo dire buonasera perché questo video lo farò uscire sicuramente più nel pomeriggio, che a parte che lo sto comunque registrando dopo pranzo, non è già più buongiorno, però sei sempre buongiorno, lo so. Adoro troppo, bene. Detto questo, scartiamo le vette Kinder, ma cosa ci sarà dentro? Na na na, mio pulcino, anzi no, mio vettino, dormi bene che tra poco finisci nella mia bocca e ti mangerò. Com'è bello sognare con la Kinder. Ti hai riconosciuto la musicalità di questa canzone, la musica? È dolce la Kinder, quanto è buona mangiare. Ho cambiato le parole. Di quale musica, di quale cartone Disney? Scrivetelo nei commenti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sei incantato il CD. 1, 2, 3. Kinder, vieni a me. Woo! Allora, ho un prurito. Ecco. Adesso mi avvicino alla candy. Non temete, zunzummini. Non temete. Non temete. Ok. Mi avvicino. Ecco, prima che inizio a schizzare, si sono felice. Diciamo che mangerò soltanto mezzo vetto, ecco, per accontentarvi, però il resto lo conserverò per mangiare a colazione e merenda, perché ho già mangiato la carne, quindi 1, 2, oggi forse faccio uscire anche un piccolo video su TikTok in cui devo scartare 2 bamboline della Santoro, gorgeous, woo! Bene, woo! Iniziamo, vediamo quale prendiamo prima, prendiamo questo. Wow, ho azzeccato! Già l'avatar. Mi mangio l'ovetto. Mi mangio l'ovetto prima. Solo metà però. Per non sporcarvi le mani, quando lo aprite, lasciatelo nella carta stesso se lo volete conservare. La Zaini si avvicina di molto alla Kinder, dico la verità, ma la Kinder la riconosci proprio all'istante, di poco la riconosci subito. Zaini lo direbbero 8 su 10 persone che sembra proprio la Kinder ad occhi chiusi, però c'è quel tocco, quel mezzo tocco in più che voi dite questa è la Kinder. La lasciamo alla fine. Voglio vedere prima le altre due sorpresine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sorpresa Kinder. Vieni a me. Woo! Ecco. Gli ovetti li mettiamo da parte. Vedete? Li impilo così, nella carta, così. Quando volete mangiare, lo sfilate e lo mangiate senza che vi sporcate le dita. Lo mettete direttamente in frigorifero, così. Oppure lo lasciate dentro tipo una latta. Vedete voi, in cucina. Vediamo cosa si nasconde qui. Woo! Che è sta sorpresa? Allora, che cosa si è inventata la Kinder? Ho trovato questi 3 pezzetti, ma adesso ve lo faccio vedere montato. Ah, una trottolina? Allora, devo mettere questo dove? Ah, ok. È una semplice trottolina, credo. Ah, ho capito. È una trottolina, credo. È una trottolina. Cioè, praticamente si fa girare così.
fa a girare? Boh. A me non gira però. Credo di averlo messo bene. Boh, non capisco perché a me non gira. Facciamo al contrario. Non lo so, dovrebbe girare questa trottolina. È una torre fatta di tre mini, diciamo, trottole, verde, grigia e violetta. Però non so perché qua dice di farla girare, falla girare, falla girare, falla girare. Dicono che tutti la possono vedere. Ok, va bene. Però a me non gira. Quindi voto sinceramente per questa cosa. Vi dico la verità, questa sorpresa non mi ha fatto impazzire, quindi non do neanche sufficiente. Però il cioccolato è sempre 10. E adesso vediamo il secondo. E lasciamo alla fine quella più bella di Avatar. Woo! Ecco qui. Impiliamo, vedete? Sto impilando. Ecco qua. Vabbè, se non si reggono, le fate da due file. Ecco. Cosa si nasconderà qui? Anche voi fate così quando rimane del cioccolato Kinder attaccato sul guscio di plastica. Fatemelo sapere nei commenti. Woo! Che ho trovato? Ma che? E quando devo finire qua, Natale? Mamma mia. Qua non si finisce più. Ah, ma forse serviranno per colpire questi. Allora, io ho trovato... E che ho trovato? Allora, ho trovato questo, zunzumini miei. Ve lo faccio vedere subito. Ho trovato questi pezzi. Allora, questo. 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 E questo. Credo che bisogna, tipo, è un giochino per colpire, credo, il bersaglio. Allora, vediamo se è una cosa che si può fare velocemente. Allora, si mette credo che si metta lo si mette questo adesivo, ora ve lo faccio vedere. Non sono giochini che sinceramente fanno per me. E dall'altro lato credo si metta questo. So che sono comunque per bambini, ma non mi interessa comunque. Per esempio la macchinina rossa. Beh, che dovrei fare? E che devo fare? Sinceramente, zunzumini miei, non ho capito che cosa devo fare con questo giochino. Chi lo sa, me lo potrebbe dire gentilmente nei commenti sotto? Cioè, bisogna praticamente mettere gli adesivi da un lato e dall'altro. Poi bisogna, credo, mettere... staccare questi dischi e tipo metterli qui. E poi non ho capito degli altri cosa devo fare. Questa serve questo. Allora, questo giochino non l'ho capito. Sicuramente sarà comunque più carino rispetto a questo, che non ho capito come farlo girare. Quindi qui do 5, neanche sufficiente come sorpresa. Invece, questo gioco della macchinina che non ho capito, ma sicuramente sarà una cosa un po' più divertente. Diamo 6. Diamo 6 e basta. Una curiosità mi è venuta. E se io staccassi una di questa, vediamo. Ah, gira di più. Se la stacco, da sola gira. Vedete? Gira. Allora forse ho capito. Forse, evidentemente, queste trottoline girano separatamente. Quella verde, quella grigia e quella viola. Però poi quando vi scocciate, forse le impilate tutte insieme e le lasciate così. Diventa una torre, allora diventa almeno, beh, girano benissimo singolarmente,
quando sono piccoline separatamente, quindi direi pure un bel 7,5 a questo punto. E adesso vediamo l'avatar. Vediamo l'avatar. Se io fossi un personaggio di Avatar, quale sarei secondo voi? Non lo so, ditemi voi. Fatemelo sapere nei commenti. Chi ho trovato? Oddio. Chi ho trovato? Ma il personaggio di Avatar dove sta? Ah, l'ho trovato. Allora, questi Avatar. E questo è quello che ho trovato io. Adesso ve lo faccio vedere, fatemi sapere come si chiama. Beh, c'è scritto qua forse. Boh, qua dice... Non lo so. Che cos'è? Ah, è un uccello, un... Boh. Allora, devo mettere sto coso. Ma perché li fanno così complicati? Cioè, perché farli così complicati, dico io? Ma perché? Perché li fate così complicati? Perché? Cioè, io non capisco perché li fanno così complicati. Forse va qui? Boh. Non lo so. So solo che li fanno un po' complicati sti cosi. Boh. E quando va a finire qua Natale? Ma non si capisce niente. Cioè io non capisco niente, boh. Cioè fatemi sapere voi se capite qualcosa, io qua non capisco niente. Cioè io dico odio quelle sorpresine. Dove ti mettono questi pezzetti di stoffa? Cioè, io non lo so, si staccano. Che li mettete a fare i pezzettini di stoffa? Le sorprese della Kinder sono sempre state belle. Sono belle, per carità. Però perché li fate di stoffa? Cioè, non lo so. Perché li fate di stoffa? Cioè, io non lo so. Cioè, non... piacciono così. Boh, sarà così. Boh, ve lo faccio vedere da vicino. Non mi fa impazzire, sinceramente, col fatto che c'è la stoffa. Cioè, è troppo complicato. E mo questo ve lo metto. Non lo so. Boh. Non so che dirvi. Io monto quest'altro pezzo e faccio prima. Questo pezzo va messo dove? Allora, Zunzumini, quello che ho trovato io di Avatar è questo qui, però sinceramente ci sto mettendo troppo a capire come va messo. Cioè, ho trovato questo qui, però sinceramente cioè, è un po' complicato da montare, almeno per me. Cioè, voglio dire, perché mettete i pezzetti di stoffa? Non ha senso. Le sorprese sì, sono belle, però mettete sempre questi pezzetti di stoffa. Cioè, vedete, il personaggio in teoria è questo qui. Sembra quasi un pollo, un tacchino sdraiato, non so che dirvi. Un tacchino che sta cercando di scappare. Cioè, non so se mi spiego, ecco. Però non...
Cioè, questo riesco a capirlo, ecco, vedete? Questo fino a qui io riesco a capirlo, però non riesco a capire come si mette sto coso. È questo coso qui. La stoffa, per intenderci, non riesco proprio a capire come si mette. Cioè, boh, posso provare ad andare io a fantasia mia, ma... Boh. Sembra un pollo. Proviamo a mettere prima questo, ma io non lo so sinceramente. Sembra un tacchino, non lo so. Il tacchino del giorno del ringraziamento, del di Natale, del Capodanno, non lo so. Che cos'è? Ma che è? Ci lo sto mettendo tanto per così. Boh, che ne sa, ce ne sa, ce ne sa. Non lo so proprio come si mette. Che ne so io? Boh. Vabbè, io lo metto a fantasia mia. Non lo so. Veramente, zunzumini miei, non mi rimproverate, non mi dite niente, ma... Non lo so. Comunque dovrebbe uscire una cosa del genere. Una cosa così dovrebbe uscire. Questa è la sorpresa che ho trovato, fatemi sapere anche come si chiama, oltre a come si monta, diciamo. Ecco. Non so come si chiami questo animale. Comunque, vi dico la verità, le sorprese non mi hanno fatto impazzire questa volta. Mi hanno fatto più impazzire le sorprese che ho trovato nelle ovette Disney Princess. L'unica cosa, il cioccolato Kinder rimane sempre 10, quindi quello adoro, top. Sorprese, così e così. Io spero che questo video comunque vi abbia saputo intrattenere. Mi raccomando, seguitemi, io sono Gilda Fashion su YouTube, Gilda Fashion 94 su TikTok. Devo mettere un video dove scarto le due bamboline, altre due bamboline dell'edicola, della collezione nuova della Santoro Gorgeous, quindi seguitemi anche lì. Mi raccomando, su YouTube spolliciate, condividete i miei video, iscrivetevi. Prima saremo più zunzumini e più mi piace, prima porterò sul canale un video ancora più speciale. Mi raccomando, continuerò a farvi vedere sempre il mio Romolo ogni volta che verrò da lui, facendo almeno un video, poi se riesco anche su TikTok metterò altre cose. Mi raccomando, vi ricordo Gilda Fashion su YouTube e Gilda Fashion 94 su TikTok. Se questo video vi è piaciuto, un abbraccio immenso e mi raccomando, cioè l'abbraccio immenso ve lo mando ugualmente, però dico i saluti ormai ve li farò di nuovo nel video di domani, quindi per oggi ho salutato tutti. Un abbraccio immenso, un altro bacio per te, cuoricino mio. Ti amo da morire, sei e sarai per sempre il mio Romolo Sassi, unico e solo. Un abbraccio immenso e un bacione dalla vostra Gilda Fashion. Adoro, top. Maledetta telecomandina.